Buonasera. Allora, questa sera parliamo della valorizzazione industriale e commerciale delle lane rustiche. Le lane rustiche sono quelle lane che non vengono adoperate. Sono le lane prodotte dalle pecore, tipo sardo, per quanto ci riguarda qui in Toscana, utilizzate per produrre latte e carne, e la relativa lana non viene utilizzata perché ha una finezza che supera i 30 micron. Sapete che il fattore di copertura delle lane oltre i 30 micron, il cover factor, è tale per cui chi indossa un capo di lana sente la pungitura, insomma. Da cui nella storia, nelle conoscenze, il famoso orbace, lana del periodo autarchico, perché non avevamo l'importazione, la possibilità di importare lane, per cui questi tessuti di abbigliamento che forse vanno bene nelle terme per fare lo scrubbing e non per l'indosso, insomma. Allora, il problema delle lane rustiche è un problema veramente grave da un punto di vista ambientale e anche da un punto di vista economico, perché queste lane non producono, non consentono di produrre reddito agli allevatori. In Toscana vengono prodotte ogni anno circa 500 tonnellate di lana succida, che corrispondono a circa 250 tonnellate ordine di grandezza di lana lavata. Di questa quantità di lana, una più della metà viene esportata, va a finire in Cina o in India e ritorna da noi sotto forma di tappetacci o altri prodotti grossolani. Quello che rimane non si sa che fine faccia. Allora, il problema incomincia a diventare molto grave perché gli allevatori dovrebbero smaltire questa lana come rifiuto speciale. E dovendolo smaltire come rifiuto speciale in base a una normativa europea che tutela la popolazione civile, in quanto le lane succide, cioè la lana appena tosata, è ricca di deiezioni, ricca di problemi di batteri, insomma, di prodotti non accettabili, dovrebbero essere appunto smaltiti come rifiuto speciale. Questo significa che per ogni chilo di lana tosata l'allevatore dovrebbe pagare circa 2 euro, 2 euro e mezzo, dipende un po' dalle zone, per portarla in discarica. Altro problema è che mancano le discariche poi adatte per raccogliere tutto questo tipo di prodotti. Quindi qualche anno fa il CNR Ibimet di Firenze pensò di iniziare degli studi su queste lane per vedere di utilizzarle, pensando di fare dell'abbigliamento. E in quell'occasione fui chiamato come tecnologo tessile per vedere di dare una mano. La cosa era vista in termini di sostenibilità, di recupero di materiali, tutte cose vere, tutte cose importanti. In realtà mancava una visione di tipo industriale nell'uso, nella lavorazione di queste lane. Ma non solo mancava questa visione perché gli imprenditori lanieri, dal dopoguerra a oggi, non usano questa lana perché oramai sono abituati a lavorare le lane più fini, le lane merinos. Ci sono rari casi di utilizzo di queste lane sarde. Dico sarde perché il 95% delle lane prodotte in Toscana, ma per l'Italia è circa l'85% su 8.000 tonnellate anno, non trovano impiego tessile, insomma, quindi non si sa come fare per lavorare questo tipo di materiale. Ora vediamo che cosa ho scritto, perché non ricordo. Ecco, questo dicevo, l'Ibimet aveva cercato di trovare una soluzione a questo tipo di problema, che vedremo è molto grave. Allora, in Italia ci sono queste, ho detto 8.000, ma in realtà le statistiche poi sono oscillanti, insomma. È vero che ci sono dei dati, quelli ufficiali, ma poi ci sono degli altri dati non ufficiali che portano a un aumento di questa quantità di lana disponibile. Allora, questo è quello che vi dicevo, soltanto una parte, una grossa parte, 60-65% esportata, invece il resto rimane qui in Toscana, per quanto riguarda Toscana, e non risulta che ci siano molti smaltimenti nelle discariche di rifiuti. Quindi queste lane da qualche parte vanno a finire. Allora, i sistemi per smaltire la lana
oltre a quello di pagare i 2 euro, 2 euro e mezzo a chilo per lo smaltimento, sono due fondamentalmente, a parte uno che può essere considerato valido come quello di compostarlo e poi spandarlo sui campi e così via. I sistemi sono fondamentalmente due, o bruciare questa lana oppure sotterrarla. Allora, quando si brucia, la lana contiene il 4% di zolfo, queste tutte le lane, non soltanto le lane rustiche, e quindi quando si brucia, dato anche le condizioni di combustione, non sempre parte riducente e parte ossidante, comunque abbiamo la produzione di gas a base di zolfo, quindi sono quei fumi che rientrano nelle cosiddette piogge acide. Siccome poi la lana contiene circa il 7% di azoto, tutte le lane, e la presenza di carbonio, perché è un composto organico, si forma del cianuro, famoso gas, o si forma ossido di carbonio, CO2 e così via, quindi la combustione è estremamente dannosa. Con gli ossidi di azoto si formano le ipozatiti, che sono poi in fondo gli stessi gas che abbiamo alla ciminiera delle acciaierie di Taranto, ecco per intendersi. Viceversa, quando le lane vengono sotterrate, allora, dai tempi della Bibbia la lana viene adoperata sotto gli olivi, insomma, quindi piccole quantità aperte va bene, è accorcimante, qualcuno qui dentro sa, ci sta lavorando su queste cose, per la presenza di azoto, zolfo e così via, più che altro un ammendante in realtà, e all'aperto, aperta, nell'arco di 6 mesi si degrada biologicamente. Però quando viene sotterrata, e soprattutto ci sono grosse quantità di lana succida, cioè di lana appena tosata, la degradazione biologica richiede qualche anno, dai 4 ai 5 anni in base ai dati che si hanno. Succede anche un'altra cosa, la pioggia percola attraverso il terreno, dilava le deiezioni che ci sono su questa fibra, le porta nelle falde, l'acqua cambia di sapore, si inquina di batteri fecali, si inquina anche dei prodotti medicinali che sono presenti su queste lane che gli allevatori danno per mantenere in salute gli animali. Quindi un grandissimo inquinamento dato da questo tipo di pratica che è molto diffusa in tutta Europa, tra l'altro, perché il problema non è soltanto italiano, ma più generale. Quella era una foto, e che se qualcuno dice che la lana non brucia, questa è una foto che dimostra il contrario. La lana non brucia in laboratorio. Se io prendo un filino, gli do fuoco, vedo che in brevissimo tempo si spegge, da cui, perché c'è un basso LOI, da cui la famosa diceria, leggenda urbana, insomma, leggenda che dice che metropolitana, sì, che dice che la lana non brucia. In realtà brucia molto lentamente, tant'è vero che queste sono le tose giornaliere nel Veneto, in questo caso, e durante la notte poi i pastori bruciano queste tonnellate di lana che sono state tosate durante il giorno. Brucia. Poi ci sono stabilimenti che bruciano, sì, che se la lana non perde fuoco. Allora, bisogna risolvere questo problema. E il problema è stato affrontato nel corso di questi anni con dei finanziamenti del CNR, siamo riusciti a ottenere una serie di cose. Vi annuncio subito che con le lane rustiche non si ottengono le lane, non si ottengono manufatti tipo filati o tessuti analoghi alle lane che si ottengono con le fibre merino. Perché se questo fosse stato possibile, è ovvio che qualcuno ci avrebbe già pensato. È veramente difficile riuscire a lavorare queste lane. Siamo riusciti a ottenere delle lane pettinate e cardate, sono qui. La mano è completamente diversa. È completamente diversa perché l'insieme delle finezze e delle fibre che compongono questo materiale oscilla da, diciamo, 28 micron per essere bravi, arrivare fino a valore 60, intorno ai 40, 60 micron, punta anche di 80 micron, quindi sono degli spaghetti, insomma, non sono delle fibre, da cui la famosa pungitura, insomma, all'indosso. Allora, riuscire a pensare di fare dei prodotti è stata un po' la nostra sfida,
E questa sfida sta continuando e siamo quasi alla conclusione del percorso tecnico, mentre abbiamo iniziato anche il percorso di tipo commerciale. Perché oramai ci sono delle aziende che sarebbero interessate a sviluppare, a utilizzare questo tipo di lane. Noi abbiamo lavorato queste lane per ragioni di studio pensando al 100% di questo materiale o al massimo l'80%, con nylon oppure con altre, con acrilico, secondo dei casi, per studio. In realtà pensiamo che queste lane possono essere utilizzate in miscela in determinate condizioni, ma questo è molto legato dal tipo di prodotto che i vari lanifici vanno a realizzare e al tipo di mercato che hanno in mente e soprattutto dal tipo, dalla capacità di fare design con questo tipo di materiale. I cicli che noi abbiamo studiato sono fondamentalmente gli stessi cicli che sono noti, quindi il ciclo del cardato, il ciclo del pettinato, con una difficoltà superata dalla buona volontà delle persone che hanno collaborato con noi. Ci sono diverse filature, diverse tessiture e così via. La gran parte di queste, dei titolari di queste aziende ci hanno detto nel corso di questi anni non si può fare. È difficile, non ci interessa e cose di questo genere. In realtà poi abbiamo trovato delle aziende che si sono, delle persone titolari di queste aziende che si sono appassionate, ci hanno seguito e ci hanno aiutato. Qual è il problema? È che gran parte dei macchinari oggi esistenti sono macchinari progettati, costruiti per lavorare la lana merinos. Quindi cambiano le guarnizioni, cambiano le velocità di lavoro, cambiano tutta una serie di parametri, per cui per lavorare queste lane bisogna in qualche modo riadattare queste macchine. Allora, siccome non è possibile, non è pensabile costruire macchine come erano fino alla seconda guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, bisogna adattarsi. E in realtà ci si può fare e noi l'abbiamo fatto. Questo è un nastro di lana pettinata che abbiamo ottenuto e su cui stiamo lavorando per ottenere attraverso una chimica green una scorrevolezza della mano sulla fibra. Cioè riuscire a superare in qualche modo la pungitura che la finezza così variabile all'interno del nastro fa sentire sulle pelle. Abbiamo fatto naturalmente tante prove. Dunque qui salto, ma voglio dire, abbiamo fatto anche delle valutazioni dei costi. I costi sono del tutto confrontabili, i costi di lavorazione per fare il filato, per fare il tessuto, del tutto confrontabili con i costi delle lavorazioni correnti. C'è un certo vantaggio nell'usare queste lane, perché queste lane normalmente costano alla fonte sui 30 centesimi, 50, 40 centesimi e così via, però il ciclo di lavorazione è leggermente più lungo, che fa poi ridurre l'apparente vantaggio. Ci sono vantaggi di circa 2-3 euro nell'usare questa lana rispetto alle lane merinos della più bassa qualità. Queste sono delle fotografie di tessuti cardati realizzati da noi, questo è quello che abbiamo fatto noi. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Questo è il confronto con un cardato classico, le differenze poi sono relativamente modeste. All'indosso io e altre persone del CNR abbiamo portato per un anno intero delle giacche fatte in cardato, in pratica non si sente nessuna differenza, tengono molto calde e vanno molto bene, insomma. Questo invece è un abito. E questo abito qui, l'abito fatto con questa è stoffa 100% di lana sarda, pesa circa 280 grammi a metro quadro, e come vedete viene molto bene. Questo è un vestito tipo Chanel, va bene. Ora lo miglioreremo perché abbiamo visto che con soltanto il 100% ci sono alcuni problemi nel confezionamento, per cui dobbiamo cambiare un pochino la tipologia di lavorazione. Invece abbiamo scoperto che queste lane vanno benissimo, più che bene, per fare articoli di arredamento. Questa è una razzeria di pregio, i disegni sono stati stampati, li abbiamo stampati disegnati con il CAD e stampati
poi aggetto l'inchiostro su questa lana. I disegni si possono cambiare, qui soltanto questa tipologia, tanto per far vedere un esempio, e stiamo verificando l'interesse da parte di arredatori, architetti, e sembra che questo tipo di articolo vada molto bene. Allora, noi siamo alla fine di una parte di ricerca, di una parte di tipo tecnico. Come dicevo, stiamo mettendo a punto le ultime operazioni di finissaggio per rendere più scorrevole la mano dei manufatti realizzati con queste lane, e pensiamo che riuscire a organizzare adesso la raccolta sistematica di queste lane, perché il vero problema adesso è: ma queste lane ci sono? Cioè, in realtà ci sono, se io giro per la Toscana, vanno i vari allevatori, chi ha le 100 pecore, 200, 500, e però la lana per un lanificio non c'è, e se il lanificio non ha la sicurezza di avere la fornitura, non pensa di fare il campionario, la vendita e così. Quindi stiamo lavorando per organizzare la raccolta a livello di campagna della lana qui in Toscana, e poi l'altro problema che dovrà essere affrontato è quello del marketing. Io con questo ho concluso e ho raccontato questo tipo di esperienza.